cui ho a disposizione di far sentire il meno possibile, ecco, per quanto è possibile, la mancanza di un consiglio democraticamente eletto. Come? Cercando di parlare con i cittadini, con i CIV, con le associazioni, cioè facendo sentire appunto la presenza di un'istituzione sul territorio. Sì, grazie, buonasera a tutti, sono contenta di essere in questa magnifica sala. In questo momento Centro-Ovest è commissariato, però qui intorno a me ci sono la maggior parte dei già eletti. Perché siamo qua? Parlo al plurale perché il territorio qui intorno a noi, Facilia è il commissario di questo territorio, indicato dal sindaco Bucci. Presto ci saranno le politiche e contemporaneamente alla politica voi cittadini deciderete di nuovo a chi dare l'impegno di portare avanti la politica del territorio. Per ora non è che si veda molto, perché è talmente tanto il lavoro che si deve fare che sembra che andiamo a rilento, però vi assicuro che stiamo lavorando tantissimo, tantissimo. Perché solo voi che vivete ogni giorno in questo magnifico, veramente magnifico posto, potete dirci cosa di cui a cosa possiamo cambiare e di cosa avete bisogno. Le case a San Pier d'Arena, gli appartamenti non costano più niente, sono da regalare. Uno che hanno fatto Piazza Settembrini, l'hanno rifatto, meno male che hanno rifatto Piazza Settembrini perché era un po' degradata. È sempre degradata, perché? Perché ci sono quattro tossici poverini che sono sempre lì a bere birra e buttare le lattine per terra, le bottiglie per terra da tutte le parti. A me mi fa schifo sedermi nelle panchine di Piazza Settembrini, va bene? Anche con via Giambattista Monti, una bellissima via una volta. Adesso una schifezza, bottiglie da tutte le parti, pulizia. Non la vengono a fare da mesi. Mi dispiace per Bucci, perché io senz'altro, io ho sempre votato centro-sinistra. Non vedo l'ora che vengano le elezioni per darlo a Salvini il voto, perché io spero che cambi qualcosa. Abbiamo tutta questa gente di colore che sono attaccati a questi supermercati a domandare l'elemosina. Io non ho visto mai una persona di colore che sia magra, tutte ben vestite, telefonini a non finire. San Pier d'Arena è sciatta, è bellissima vista dall'alto, vista, la possiamo vedere come vogliamo. In effetti, come diceva, l'architettura è straordinaria ovunque, ma la questione è che una cittadina, una circoscrizione, un paese attira investitori, attira il commercio. Io parlo di commercio perché sono commerciante, ero commerciante. Attira il commercio solo se c'è un minimo di ordine, altrimenti la gente non arriva. In una via come via Carlo Rolando, che è un pezzo importante della storia di Genova, ma è un pezzo importante anche perché è lunga diverse centinaia di metri, non si può immaginare di vedere tutti i giorni le macchine parcheggiate sopra i marciapiedi. E io vi invito a fare un giro di domenica mattina e anche di sabato, ma in particolare domenica. Non si cammina. Avevamo fatto un lavoro tutti insieme per recuperare il passante ferroviario. Il passante ferroviario è fondamentale per il rilancio di tutta San Pier d'Arena. Ebbene, quei cialtroni che c'erano prima, l'assessore al commercio del 2007, non mi ricordo come si chiama, che è un cialtrone incredibile, non ha fatto nulla, si poteva fare un buon lavoro. Adesso, dopo 10 anni, sono ancora chiusi. È incredibile tutto questo. Ora abbiamo il commissario. Tra 6 mesi andiamo di nuovo a votare. Meno di 6 mesi. Si è arrivati di nuovo a una parità, perché sennò è inutile che noi continuiamo a parlare dei problemi. Non è un giorno che mi sento a dire, ora bisogna aspettare aprile. Cioè, io vorrei sapere da te una risposta a riguardo a questa domanda. E poi eventualmente ti espongo i miei problemi, che poi sono legati al commercio, ovviamente. Abbiamo già avuto 2 commissioni consigliare, perché si deve lavorare sia sulla legge elettorale che sul decentramento. Cos'è il decentramento? Le nuove regole dei municipi, tutto quello che concerne un eventuale cambiamento del regolamento. Perché dico eventuale? Perché comunque auspico che un regolamento in consiglio
consiglio comunale sia cambiato da tutte le parti, che ci sia una maggioranza veramente netta per cambiare un regolamento, perché oggi ci siamo noi a Tursi e domani ci potrebbe essere qualcun altro. Sì, ma mi hai risposto, cioè, se ci sarà il nuovo commissario? No, il commissario no, adesso ci sarà. Per dire, si è arrivati di nuovo una parità. La parità non siamo arrivati l'altra volta, Giacomo, non siamo arrivati, perché la parità se uno arriva al 40% governa, non allora, siamo arrivati a questo. Perché adesso il principio non può decidere nulla? Allora, perché non c'è stato un accordo in tutti gli altri municipi. Fai conto che i municipi sono stati, ditemi se sbaglio, 24, 4 municipi abbiamo vinto. Comune lavora, la circoscrizione di San Pietrarena è ferma. Va bene. No, la cittadinanza aspetta, se fra 6 mesi c'è la stessa situazione politica di adesso. Scusami, c'è qualche cosa che scusami, ma dopo facciamo altri domande e poi risponde, però non è così. Tu si deve fare tutto quello che è possibile per mandare avanti quello che è deliberante e non quello che il municipio può essere di indicazioni. E il commissario ha l'obbligo di mettere atto a tutte le delibere che riguardano il quartiere su San Pietrarena. Buonasera a tutti, mi faccio portavoce di residenti che non sono potuti venire. Lauro, dimmi, guarda, occorre un qualcosa di importante a San Pietrarena, al di là adesso della parte urbanistica, della parte della sicurezza, che è importantissimo. Io mi sto instradando sulla parte sociale. Occorrerebbe un centro di aggregazione per gli anziani. Quello che c'era funzionava sì e no, diciamo più no che sì. È importantissimo, importantissimo che sia dotato anche di un impianto, di un climatizzatore, perché i fortunati o i meno fortunati devono avere anche un punto di riferimento quando c'è un caldo, una calura assolante. Voglio essere breve, io spero senz'altro che questa nuova giunta tenga in considerazione questa problematica di San Pietrarena, che da troppi anni gli anziani non sono considerati. Uno. Due, abbiamo un problema sempre sociosanitario e non sappiamo quanti anziani che non sono sufficienti, autosufficienti, quante domande il nostro territorio ha inoltrato e soprattutto quante domande sono state soddisfatte. Se non si approverà in tempo il regolamento, dovremo stare con questo impianto. Il nuovo regolamento dovrà prevedere, penso, ritengo come minimo, il ballottaggio come a Tursi. Se sa che c'è il mercato industria, non è un giorno che è stato eletto, avete fatto la squadra, avete fatto tutto. Poi se vogliamo salvare San Pietrarena, vediamo di, con la stessa facilità che stanno aprendo tutti questi negozi che partono, che vendono un articolo, finiscono, che vendono scarpe, casse e tutto, sapere chi controlla sta gente innanzitutto. E poi io avevo presentato ancora prima con Marenco meno un progetto, io di notte non dormo per San Pietrarena, cioè Piazza Settembrini, avete detto bene, l'avete fatta bella e tutto. Io ho proposto dei chioschi stile Staglieno, primo mercato di Genova, con dei fiori. Niente, non si può, abbiamo battuto un albero, guai. Fateci fare il mercato come fanno tutte le piazze davanti ai municipi, Chiavari, Lavagna, ve li porto tutti, andiamo lì con i nostri furgoni e poi a mezzogiorno ce ne andiamo, così avranno spazio sempre le altre persone nel pomeriggio. Se volete che la città torni a vivere, fate vivere i negozi, noi supermercati, mini market e compagnia bella, un po' di regolamento, un po' di controllo minimo per la strada come per il traffico e tutto quanto. A riguardo gli anziani io non è che li sottovaluto, ma io mi preoccuperei prima di farli uscire gli anziani, perché se non riescono a uscire di casa cosa gli faccio al centro, come ci arriva al centro, ce lo porto? La prima cosa che volevo dire, chiedere, mi associo al signore, è quella delle elezioni. Avete 5 mesi per lavorare questo nuovo regolamento, vabbè. Comunque credo che si possa fare, si debba fare una modifica al regolamento elettivo del municipio, inserendo il ballottaggio, altrimenti ci ritroveremo nella stessa identica situazione. Che posso capire anche che magari alla destra possa andare bene perché si ritroverebbe un commissario di nuovo eletto da Bucci, però credo che sia più giusto per i cittadini inserire un ballottaggio e si può fare, si ha il tempo di farlo. Avete avuto pochi mesi per lavorare effettivamente, avete ereditato tantissimi problemi da
le precedenti amministrazioni, però si è lavorato tantissimo sul centro storico, tantissimo all'Expo, ma qua nel centro ovest si è lavorato un po'. Ci si è dedicati ad altre zone, penso che sia arrivato il momento di dedicarsi al centro ovest, perché sappiamo che è una delle zone più problematiche di Genova. Qui sto parlando del bando delle periferie, che sarebbe devastante se va in porto questo progetto qua, sarebbe devastante per il, non solo per il commercio di San Verena, ma per tutta San Verena. Qui ci sarebbero ulteriori chiusure di negozi, transiti, parcheggi, non ce n'è, San Verena sta morendo perché non ha parcheggi, non ha zone di interscambio da lasciare la macchina, la gente non viene più a San Verena perché non sa dove lasciare la macchina. Secondo una statistica della Camera di Commercio, San Verena ha la più alta condensazione di supermercati. Abbiamo più supermercati qui a San Verena che in altre zone di Genova. Il primo problema di San Verena negli anni è stata la Fiumara. La Fiumara ha distrutto il tessuto sociale. I mezzi pubblici funzionano non male, peggio, è una cosa vergognosa. Il piccolo commercio non sta morendo solo a San Pier d'Arena, purtroppo. Anche i veicoli, gli albucoli, così, tutti i negozi stanno chiudendo, cioè è proprio una questione di troppi centri commerciali, grande crisi, affitti alle stelle, ora chiude la Rinascente, voglio dire, cosa dobbiamo aspettarci? Ma soprattutto a San Pier d'Arena ci sono zone franche. Diamantini, Diavolo è una di queste zone, è Piazza del Gallo Veneto. L'altra ieri sera rientro, dopo aver fatto una passeggiata a Via Cantore con un'amica, sotto i portici di Diavolo, dove c'è il mercato etico, supermercato etico, che tutti sappiamo poi lì chi è il padrone della zona, perché il boss del quartiere, l'altro boss delle sale giochi, lo so. Vorrei sapere perché ieri sera, alle 6 di sera, sotto i portici di Via Avio, lì dove vi ho detto prima, ci saranno state 30 persone con bottiglie in mano che bevevano, e ci sono tutte le sere, ma ieri sera in particolare. Quelli lì vanno bene per il decoro, mi chiedo, e quelli lì non sono quelli arrivati con i barconi, non sono i famosi, nemmeno di colore, perché ho gente neri lì sotto, non l'ho mai visto. Cioè il problema di San Pier d'Arena non sono gli extracomunitari, ma i comunitari più che altro. Quindi il vero problema sono i delinquenti, perché se noi mettiamo sale giochi, mettiamo locali che vendono birra fino alle 11, mezzanotte di sera, ma chi pensiamo di attirare? Il padre di famiglia, il medico, che ne so io, siriano, profugo che viene qui? No, attireremo delle leggere di tutti i tipi. Emerge chiaramente uno stato di delusione dei cittadini di San Pier d'Arena. Voglio dire che la giunta che è stata eletta pochi mesi or sono è partita bene, adesso si tratta sulle piccole questioni, perché ciò che avete evidenziato anche negli interventi di questa sera non sono interventi che comportano costi, sono somme stanziate nel 2016, somme disponibili che nel passato ciclo amministrativo queste questioni non sono state neppure sotto l'aspetto progettuale risolte. E poi mi sono, scusate, concludo, ho voluto citare queste somme perché i cittadini di San Pier d'Arena le devono conoscere, erano obiettivi previsti nel 2016 e sino a qualche mese fa su questi obiettivi non si è fatto nulla. Ci siamo? Ci siamo fin qui? Allora, obiettivo della nuova giunta, a iniziare dalla pratica che verrà sottoposta al Consiglio giovedì prossimo, questo processo di utilizzo di queste somme inizierà. Però voi non potete avere la pretesa che una giunta insediata da 3 mesi abbia risolto problemi che non sono stati affrontati per dei decenni. Se vi mettete d'accordo, concludo. 4 mesi, allora, giunta, 6 mesi, però di maggiormente fra 4 mesi. Augurando che i problemi che avete evidenziato. Perché stiamo tirando giù questa la ginestra 1-1, tutti qua. Ma 4 mesi, venga, decidano a tutti voi. Siano mandati con urgenza, ho ricordato.
Quindi, onestamente, non c'è bisogno che diciamo di voi, li sapete benissimo. C'è qualcuno di voi che abita a San Pier d'Arena? Se c'è qualcuno di voi che abita a San Pier d'Arena, ecco, allora cavolo, venite, uscite, fate un giro, ci siete due mattine, lo sapete quello che c'è per strada, lo sapete, le cose sapete già tutto. Quello che la gente chiede, come cittadino, come giovane, come padre di famiglia, come commerciante, come tutto, ecco, se mi dico che le forze politiche non si mettono d'accordo perché sono a 33, lo capisco. E capisco anche che nel momento in cui anche uno vincesse con un solo voto di scarto, non sarà mai in grado di governare. Perché? Perché gli altri li metteranno nel bastone di fare vuote, al 30 o al 49%. È evidente e palese. Noi non vi chiediamo cose sono normali. Regolamenti ci sono, ma sapete benissimo che in quella stanza vostra si possono tirare dalla parte o dall'altra per favorire fare una cosa o per bloccare. Quello che vi chiediamo noi, ci chiedete 6 mesi per aspettare le elezioni? Benissimo, pazientiamo. E la risposta ve l'abbiamo data. Perché roccaforti rosse sono diventate di destra, ma non perché hanno cambiato idea, perché ce n'hanno i maroni pieni. Lo faccio presente che le funzioni del municipio non sono congelate, cioè anche con il commissario non è un passacarte, non è un passacarte, ma vengono prese delle decisioni nel municipio, gli uffici lavorano a pieno regime, anzi li ringrazio i dirigenti che stanno svolgendo un lavoro ottimo e personalmente sono tenuto a mandare avanti la cosiddetta ordinaria amministrazione, quindi dal corso alle delibere già assunte in precedenza e affrontare i problemi che di giorno in giorno si presentano ed è quello che sto facendo. E chi segue un po' la politica locale ha anche visto, poi da commissario, con quanta fermezza ho affrontato il problema dei pseudo circoli culturali che guastano la quotidianità di tutta la delegazione, il problema dei mini market. Io abito in via Molteni, conosco benissimo Viabio, dove sono andato personalmente con gli agenti della municipale a far multare quel mini market e... 50 euro di multa, è solo una piccola goccia, ma è l'inizio di un lavoro. Questo per far capire che se le cose si vogliono fare anche in un territorio così difficile dove i problemi si sono incancreniti per anni e che quindi non si risolvono certo in 1, 2, 3, 4, 5 mesi, si fanno anche in un periodo di commissariamento. A mio avviso il problema principale della delegazione è appunto il degrado, l'ordine pubblico. Poi ecco, San Pier d'Arena non è il Bronx, San Pier d'Arena non è, anche se nei giornali viene passato così. Mi ricollego a quello che ha detto Lili Laura all'inizio, San Pier d'Arena è un posto splendido, è centro culturale, centro amministrativo, centro sportivo, ci sono i migliori licei di Genova. Poi abbiamo dei problemi, il Tigre, quel localaccio che adesso abbiamo, di cui abbiamo sospeso la licenza e che faremo chiudere, e ne faremo chiudere anche degli altri. E questi mini market dove si svevazza a qualsiasi ora del giorno e della notte, questo è il degrado di San Pier d'Arena. Questo guasta l'immagine della nostra delegazione. Il problema delle licenze è un problema. Da 20 anni qua che si perde. Ha ragione. Ho visto crescere 50 domande del sotto scritta praticamente a chiudere perché queste ne vendono le 50 centesimi. Ecco, noi abbiamo intendo. Dove comprano? Capisco il problema. Ma io sul marciapiede, abbiamo le signorine, buonasera, già le hanno di sera. Io chiudo prima per andarmi da casa sperando di portarla a casa. Non ce l'abbiamo dimostrato che ci sarà la giornata. Il problema del piccolo commercio che personalmente sostengo, e lo sostengo un po' perché come dire, lo preferisco alla grande distribuzione, ma poi lo sostengo anche perché è un presidio territoriale, cioè nel momento in cui mi si chiude una sala cinesca sana è ovvio che mi si può aprire un mini market o un circolo. Noi abbiamo avuto fiducia in Bucci e in tutto quello che ci ha promesso, perché ci abbiamo voluto credere. Però a questo punto qua stiamo tutti credendo a quello che sta facendo, perché sulla sicurezza ben venga il centro storico, è giusto aiutare il centro storico, però ricordatevi che gli scarafaggi si spostano da una parte e vengono da un'altra. Ultimamente a San Pier d'Arena c'è più spaccio, cosa che fino a qualche tempo fa non c'era, ci sono senegalesi, c'è più Gentaglia. Noi sanpierdarenesi, negozianti, residenti, ce ne siamo accorti. Questo che voi non avete notato, togliendo da una parte, portate dall'altra. Un'altra questione grossa, che intenzioni avete con Lungomare Canepa, che noi la chiamiamo la diga,
con lo snodo di San Benigno, con la futura S lunga e non venite a dirvi che non arriverà, perché sappiamo che arriverà, e sarà un altro centro commerciale che chiuderà San Pier d'Arena, perché la vostra intenzione è fare il ghetto di San Pier d'Arena, spostare quello che avete tolto. E chiudo qua. Credo che il problema maggiore sia proprio il fatto che si permetta di aprire tanti negozi, mini market, tanti cineserie, dove sappiamo che comunque hanno delle agevolazioni fiscali, per cui loro non pagano le tasse come facciamo noi italiani, aprono e chiudono, questo è il problema maggiore, perché se il mini market vende la birra a un euro, è normale che non qualcuno vende più il bar, quindi il problema non è di o della giunta del centro-ovest, il problema è proprio che va oltre, cioè che si permette comunque di far aprire, di si danno le licenze a tante persone che sappiamo che poi hanno queste agevolazioni. Se il cinese per degli anni, due anni, tre anni, lo Stato italiano gli permette di non pagare le tasse, compra esattamente come me dai rivenditori italiani, ma il suo ricarico è diverso rispetto al nostro, che dobbiamo pagare i dipendenti, dobbiamo pagare le tasse. Quindi il problema, andiamo un po' oltre, perché se non capiamo questo non risolviamo mai il problema dei commercianti. Il degrado è un altro problema, sicuramente ci vuole più controlli con calma, cioè nel senso Genova è grande, hanno iniziato da una parte e continueranno dall'altra, non è che poi abbiamo tutte queste forze dell'ordine da mettere sul territorio, cerchiamo di dare anche fiducia. Il problema principale del nostro territorio, lo sappiamo tutti, è il mutamento del tessuto sociale, signori, non ce lo nascondiamo, è anche il problema di tutto il paese, se me lo permettete, perché questa invasione di massa del nostro paese ha dei costi, non nascondiamocelo, allucinanti, che poi vanno a pesare su sanità e su un sacco di altre cose. Quindi io direi, localmente possiamo fare qualcosa. San Pier d'Arena ha dei grossi problemi. Allora, prima cosa, cercare di potenziare ancora di più possibilmente passaggi dalle forze dell'ordine. Bornaga ha chiamato in campo un discorso del regolamento. Il regolamento nuovo che deve essere fatto a proposito delle votazioni. Noi qui, noi in questo municipio, come altri municipi, una volta passata la legislatura, diciamo, è stato approvato il nuovo regolamento, che è quello che per l'elezione dei sindaci con superiore a 15.000 abitanti. Cioè cosa significa? Che se le forze politiche diciamo, sono come sta succedendo anche attualmente dappertutto, si farà il ballottaggio come è stato fatto ad Ostia. Ostia è un comune che diciamo, ha già questo regolamento, quindi speriamo di averlo anche noi qua. E così che la prossima volta, al di là del numero di consiglieri, verrà eletto un presidente sicuramente, se ben approvato. E già diciamo, all'ordine è attuativo quasi, praticamente la giunta nuova, quella che c'è attualmente, dovrebbe avere facilità di realizzarlo, perché già i municipi si sono espressi tutti favorevolmente. Questo è stato il discorso. Poi quando il discorso che ha fatto con la signora sui negozi, purtroppo qui c'è un gran proliferare di piccoli negozi, ma perché? Perché c'è anche una legge che li favorisce, c'è una legge che gli dà a fondo perduto dei soldi, cioè 25.000 euro gli dà, di cui la metà a fondo perduto e gli altri da restituire in 10 anni, cosa che non restituiscono perché spariscono al tempo. Però la legge c'è e questi fondi li prendono. Centro-Ovest parte anche il quartiere San Teodoro, più piccolo, non menzionato perché evidentemente non c'è nessuno qua di presente oltre me e la signora. No, ma c'è lei che lo menziona, benissimo. D'accordo, di questo quartiere fa parte Salita degli Angeli, che è l'antica via del sale, una via storica dove c'è l'ex, diciamo, il circolo 30 giugno, che è l'ex Villa Tomati, una villa del 1600, e c'era un percorso di edicole votive, tante ormai depredate, però sarebbe il caso, noi chiediamo come cittadinanza, che venga riqualificato. E altro problema dei San Teodoro che vedo spesso sul gruppo del quartiere che parlano sono i fumi delle navi, che non tutte però vanno controllati, perché certi rendono proprio l'aria irrespirabile, proprio non si riesce a respirare in certi momenti quando attaccano i motori, che so che dovrebbero usare un tipo di carburante probabilmente diverso, più costoso, e forse evidentemente non sempre viene fatto, perché le assicuro, io proprio ho la visione di tutto il porto e in certi momenti chiudere tutte le finestre perché anche viene fatto che non si respira. La vera questione di San Pier d'Arena, perché si è ridotta così, è un problema strutturale urbanistico, è sostanzialmente questo, nel senso che San Pier d'Arena io la chiamerei comune e non periferia. A Genova di periferie non ce ne sono, Genova è una città policentrica.
verità, e so, da questo punto di vista dobbiamo partire per evidenziare i problemi. Nel passato si è trasformata questa cultura, si è spezzata la città in due, nel Ponente tutti i servizi, nel Levante le residenze, e questa è la vera realtà di Genova, la realtà del Ponente, e Sant'Elena parte da, questo, da questa natura, da questa struttura urbanistica. E da questo bisogna partire per evitare che si concentrino qui a Sant'Andrea, come in altre zone del Ponente, tutti i servizi e basta, senza nessun ritorno per la collettività e per la cittadinanza. Sappiamo che ci sono gli interventi adesso sulle periferie. Il piano diceva che bisogna rammendare le periferie. L'architetto Piano parlava di rammendare. Io dico riequilibriamo le periferie, cambiando mentalità urbanistica, cambiando la struttura del territorio, portando il territorio all'antica come era prima. Andiamo sul concreto. Allora, qui io vedo le persone giustamente esasperate, come lo sono anch'io, come lo siamo tutti, per i grandi problemi che abbiamo a San Pierdarena. Ora non è che possiamo pretendere che qualcuno con la bacchetta magica faccia quello che per tanti anni non hanno fatto altri. Però bisogna partire almeno con qualche cosa che si vede immediatamente che a San Pierdarena qualcosa cambia, e quindi io parto subito, danno un'ordinanza che vieti di bere per strada, perché questo ce lo devono dare come strumento, perché altrimenti quando si chiamano le forze dell'ordine, scusate, chiami le forze dell'ordine, giustamente la prima cosa che ti dicono è il loro lavoro. Signora, ma se ci sono i gruppi che bevono e poi fanno quello che fanno, noi non possiamo intervenire se non nell'immediata urgenza. Ma se quattro bevono 10 per strada, non possiamo intervenire perché non c'è l'ordinanza. E quindi noi a gran voce dobbiamo chiedere questa benedetta ordinanza all'assessore Garassino, che l'assessore Garassino è l'assessore alla sicurezza. Quindi noi per anni abbiamo predicato con la Fiorini, adesso questo lo pretendiamo dal nostro assessore. Uno. Due, vogliamo un incontro immediato con l'assessore Bordilli per i commercianti, perché il problema dei commercianti non si può risolvere a spot. Il problema del commercio deve essere una voce univoca. Le liberalizzazioni ci hanno portato a questo, ha ragione la signora che ti fanno la concorrenza con la birra, l'alcol e quello che è. Ma viva Dio, non possiamo intervenire come comune sulle licenze, perché a livello nazionale sono cambiate allora con la legge Bersani. Ma possiamo intervenire con delle forze tipo Anona, ASL, controllo dei dipendenti, perché sono tutti in nero. Basta parciarci davanti e si vede benissimo che c'è una lordura in questi supermercati, che se un italiano aprisse un esercizio del genere, chiude dopo 24 ore. Ci sono alcune precisazioni, io non avrei voluto parlare, però davanti a certe inesattezze bisogna precisare una cosa. Innanzitutto tutti i consiglieri hanno accesso agli atti, quindi non esiste che un consigliere possa dire non ho visto questo, non ho visto quello, perché è per legge l'accessibilità agli atti. L'altro discorso importante, ringrazio il consigliere Grillo che ha detto molto bene il piano della riqualificazione urbana, perché San Pietrarena non è una periferia. Però il problema è la tempistica, cioè i tempi. Il bando è stato prodotto dal governo Renzi nel 2015, i progetti sono stati presentati entro la data che era fine estate 2016, okay? Poi quelli sono stati i progetti presentati al governo, c'è tutto un iter amministrativo che non ha potuto fare prendere subito la parte esecutiva dei progetti se non in questo periodo. Quindi venire a dire che la giunta precedente non ha fatto partire i progetti è quantomeno un attimino da correggere, soprattutto perché questi 24 milioni di euro erano arrivati su San Pietrarena proprio per le problematiche che ci sono. Questa giunta comunale, io abbiamo qui la consigliera delegata al decentramento che lo chiedo proprio a lei e spero anche una risposta esaustiva, come mai nelle amministrazioni precedenti siamo arrivati ad avere nei municipi 681 mila euro
per il territorio e da quest'anno sono stati ridotti a 281.000. Questo è agli atti, se magari poi riusciamo ad avere una risposta. L'ultimo argomento, perché è all'ordine del giorno e ci riguarda tutti i sanremesi, domani ci sarà in regione, nel consiglio regionale, la delibera o meno, se verrà deliberato, del nuovo piano sociosanitario. Ebbene, io mi chiedo come possiamo andare a dire alle persone, perché ricordiamoci che con la Lucia Gaglianese e gli altri nel mandato precedente abbiamo difeso con grande forza l'ospedale Villa Scassi, come potremmo andare a dire ai cittadini che il nuovo piano sociosanitario prevede di chiudere il pronto soccorso DEA di primo livello del Villa Scassi, il Dipartimento Emergenza e Accettazione, per dislocarli altrove. Ecco, questi sono gli atti concreti che bisogna andarsi a leggere, perché sennò altrimenti rischiamo di dare delle informazioni per qualche motivo imminente e poi però i cittadini se ne accorgono, perché poi i giornali, meno male, parlano. Grazie. Sicuramente nel programma del Partito Democratico c'era di chiudere Sabbiadarena. Noi non lo chiudiamo. Quindi questa è la... Quindi ogni campagna elettorale, e scusatemi, veramente sono molto rattristata da questo, che le altre parti politiche cercano di attaccare dicendo di raccogliere firme per la chiusura di Sesti, per la chiusura di Villa Scassi, eccetera. Tutte cose che volevano fare quelli che c'erano prima. Noi non lo faremo. Secondo me, io ho già avuto modo di relazionarmi con l'assessore Guardilli che sta seguendo la cosa, lo strumento dei patti d'area potrebbe essere, come dire, un metodo amministrativo per limitare, diciamo, il proliferare di attività improprie e quindi cercare di limitare anche una normativa nazionale che a livello di liberalizzazioni consente appunto l'apertura di attività improprie che guastano il nostro territorio e incentivare invece, come dire, attività che sono sane. Parallelamente a questo, sempre per limitare il degrado della delegazione Sabbiadarena, ma anche Sant'Eodoro, che personalmente non mi dimentico, perché al di là poi di Sant'Eodoro Alta, che presenta anch'essa delle problematiche, ma poi c'è tutta Via Bozzi che ha delle problematiche analoghe, se vogliamo, a quelle di Sabbiadarena. Poi dinanzi a Antialcor, che correggo, non è competenza dell'assessore Carassino, ma sempre dell'assessore al commercio. Abbiamo già avuto modo di relazionarci con l'assessore, con gli uffici stanno lavorando, io ho dato delle indicazioni. Personalmente una ordinanza anti-alcol dovrebbe prevedere il divieto di consumo di alcol per strada 24 ore su 24, ovviamente senza in qualche maniera nuocere ai locali buoni, quindi se io mi voglio andare a prendere un aperitivo con il mio amico brigandino di un bar, posso farlo, ma se io e lui ci vogliamo spevazzare una birra alla fermata dell'uno e poi magari non contenti fare pipì dietro la colonna, ecco, questo non deve essere più concesso. Io sedevo in questi banchi nel 2002 e certi problemi erano già noti allora. Noi vogliamo tutelare e sostenere le piccole e medie imprese e le attività commerciali tutte. Siamo ben consapevoli e consci che la scommessa del rilancio della nostra città dovrà passare assolutamente da questo percorso. In questi pochi mesi, però, adesso anche dalla mia delega, abbiamo portato e porteremo in questi giorni due progetti importanti di riqualificazione sull'impiantistica sportiva a Campasso, dove verrà realizzata una palestra polivalente e un campo a 7 di calcio. Qua a fianco abbiamo approvato, verrà riqualificato parte dei magazzini del sale con la palestra polivalente. E nel 2018 inizieranno già i lavori. Nel 2019, perché saranno lavori importanti, sono certo che vedremo, insomma, sorgere in queste due parti importanti del territorio due eccellenze. Quando negli ultimi anni si è visto chiudere il Celesia, l'ospedale di Bolzaneto, ci hanno propinato di chiudere San Pierdarena, Sestri e Voltri, perché si doveva realizzare un ospedale prima di Vallata, poi di Ponente, poi adesso non si sa bene per cosa vogliono realizzare.
Beh, allora bisognerebbe essere un po' più corretti e onesti soprattutto con coloro che condividono con noi questo territorio. Volevano chiudere questi ospedali, e lo sappiamo tutti bene perché, volevano specularci. Si parla di residenze importanti dove c'è oggi villa scarsa, residenze importanti dove c'è il Gallino, dove c'è il Sestri, perché poi insomma tutte le alternative, se noi pensiamo dove è l'ospedale di Sestri realizzato uno magari a 50 metri in linea d'aria, qualcuno si fa qualche domanda come mai. Invece di potenziare, migliorare, quantificare al massimo insomma le risorse necessarie per dare delle risposte al territorio, perché chiudendo Bolzaneto e Cilesia, San Pellerena scoppia, lo sappiamo tutti, perché vengono tutti dalla, anzi non solo dalla Val Pincera, anche dai comuni di Tendolfi che in qualche maniera hanno delle necessità. Io non penso di avere sicuramente la ricetta per dare delle risposte a coloro che oggi sono qua. Io vi posso dire solamente questo. E sono molti anni che faccio politica, però il sindaco Bucci e questa giunta ha voglia di fare, e lo si può notare anche con i provvedimenti che ci sono stati. Vi ricordate che dicevano che Avio doveva chiudere, che bisognava venderla perché non stava in piedi? Ci hanno anche, come posso dire, minacciato di votare alcune delibere perché sennò non c'erano neanche gli stipendi da pagare. Eppure questa amministrazione in 30 giorni ha messo in equilibrio un'azienda che era sull'orlo dell'altro. Vi ricordate che dicevano che AMT doveva andare ai privati perché non poteva stare in piedi? È roba di poche settimane fa. AMT completamente pubblica, accorpata, anzi ATP inglobata in AMT, una grossa azienda metropolitana del trasporto pubblico. Certo, sul Campasso lo discuteremo la prossima volta e lo dico all'assessore delegato, ma anche al collega anziano, che non hanno mai condiviso nessun progetto, quindi a Campasso noi non sappiamo cosa verrà, e già da queste cose qui non è che siamo... Non è che non abbiamo condiviso. No, non condiviso. Okay. E per 22 volte, chi c'era? C'era il collega Brigandia anche, l'abbiamo chiesto, abbiamo fatto due interrogazioni e non c'è mai stata risposta, addirittura ci hanno detto che i documenti non potevo riceverli perché non erano ancora pronti, quindi nessuno sa che i bandi delle periferie quali sono e quali verranno fattuati, quindi ci troviamo, quindi per la prima volta grazie a noi il territorio vedrà i bandi delle periferie. Poi non dirò, come ha detto il signore, cose già dette, l'unica cosa che mi preme a me è l'organico della forza di polizia municipale che venga potenziato sicuramente, che cosa verrà portato al Palazzo della Fortezza, perché in base a ciò che viene si potrà rilanciare quel pezzo di territorio. I cantieri spero che non si sviluppino come è successo per via Carolando, perché per i commercianti sarebbe l'ennesimo colpo, morirebbero tutti, perché via Carolando il commercio ha avuto una batosta subendo 2 anni di cantiere, trincee, passaggi tipo ponte levatoio per entrare dentro, la gente faceva il giro largo, passava del pavanello. Se noi mettiamo tutti i cantieri tutti insieme bruciamo una zona intera. La zona intorno al Palazzo della Fortezza è fortemente degradata, sia perché, come aveva già fatto anche Rossi 2 anni fa, scaricano i mobili, i laterizi, tutto quanto, però c'è anche una situazione di pericolo, perché con la nuova legge sull'antiterrorismo non si può più accedere alla passeggiata sul mare, però l'accesso è libero perché ci sono dei vati nei cantieri, e in particolar modo sotto le ferrovie, nei magazzini delle ferrovie e dell'MT. Questo qui era già stato segnalato direttamente ai dirigenti delle ferrovie, visto che non hanno fatto loro, che erano parte principale, lo chiediamo direttamente all'amministrazione, come l'hanno già fatto, come ci l'hanno già sentito. Io volevo dire questo, io in realtà vorrei spezzare una piccola lancia a favore dell'attuale amministrazione, che comunque ha dato finalmente dei primi segnali, che è già qualcosa. Abbiamo cominciato a vedere nello specifico il TGE dei provvedimenti che onestamente potevano già da anni essere presi, perché comunque un locale
che è un bar e ristorante che agisce da disco bar e che fa ciò per cui la sua licenza non prevede, poteva già essere ampiamente sanzionato anni fa. Siamo molto contenti dei soldi che sono arrivati dal bando delle periferie, però peccato che nessuno di questi progetti era mai stato condiviso con i commercianti, con i residenti, e oggi ci troviamo che arrivano montagne di soldi, è vero, però per un mercato che probabilmente non ha futuro, c'è una ristrutturazione del palazzo della fortezza che non sappiamo che cosa ci sarà dentro, sento parlare di palestre di rocce, è tutto bellissimo, guardate che io ci abito, ho una figlia, vorrei giardinetti, vorrei cose idilliache, però a San Pier d'Arena vorrei prima poter vivere, vorrei poter dormire, vorrei poter uscire di casa, vorrei non avere la discarica abusiva sotto casa tutti i santi weekend, vorrei avere giustamente più forze dell'ordine, vorrei avere più presidio dei negozi, perché ogni negozio che chiude apre un'attività illegale, perché so che qui non sia un discorso né di destra, di sinistra, ci sono delle regole molto precise che dovrebbero essere rispettate, quindi benissimo i controlli, devono essere dell'ASL, del NAS, della finanza, tutti quelli possibili e immaginabili, deve essere la polizia municipale, ma è possibile che esista una legge di disturbo della quiete pubblica ma che non viene più considerata da nessuno, ma stiamo scherzando, dateci per cortesia dei parcheggi, dateci per cortesia del commercio vivo, dateci gentilmente la possibilità di vivere a San Pier d'Arena e poi apprezzeremo i giardini, la fortezza e le piazzette. I residenti svendendo le case, quasi regalandole, prima o poi se ne andranno perché non ci potranno più vivere qua dentro. I commercianti uguale, chiudete San Pier d'Arena, niente svincoli, niente di niente, un bel ghetto che avrà soltanto attività legate alla popolazione che abiterà questo quartiere, e a quel punto problemi poi vedrete che non ce ne saranno più, perché facendo ghetto molto preciso, allora andrà bene tutto quello che succederà. Chiedo, Giunta, Sindaco, per favore puliteci prima di ogni altro progetto avveniristico San Pier d'Arena. Secondo me con la polizia possiamo iniziare un'altra vita. È importantissimo riqualificare proprio partendo dalla polizia. Quindi ordine e polizia. Piccole cose ma importanti. Anche te. Sì, ma penso che questo... Ma la sentiamo! I problemi li conoscete, San Pier d'Arena, è famosa per tutti, per tutti i problemi che ci sono. Non so, al di là di Piazza Settembrini, dei Vespasiani su San Pier d'Arena, quindi qua ogni angolo va bene per poter